La lotta di contrasto al pericolo d'azzardo continua in Consiglio regionale, è continuata in Commissione Commercio che ho l'onore di presiedere. Dopo aver fatto una legge concreta, reale, un fatto approvato all'unanimità, una legge di contrasto al pericolo d'azzardo, perché non dimentichiamo che le slot machine sono un pericolo per i nostri cittadini, ecco, dopo aver messo in campo una legge regionale di contrasto al pericolo dell'azzardo, abbiamo deciso assieme ai sindaci, assieme alle associazioni di categoria, assieme ai nostri assistenti, di scrivere un progetto di legge da sottoporre al Parlamento. E oggi, anche in modo simbolico, abbiamo voluto rompere una slot che arriva da un negozio di vicinato e decide di dismettere questo tipo di attività, proprio colpendo con diversi colpi la slot, nella speranza che questi colpi possano svegliare la coscienza del Parlamento, dei parlamentari che in mezzo alla gente dicono: non vogliamo le slot, dobbiamo difendere i cittadini. Nella realtà non approvano leggi, azioni concrete a difesa dei nostri cittadini. Oggi il Consiglio regionale chiede ai parlamentari delle forze politiche che la Lega Nord contrasta di svegliare le coscienze, di battere un colpo per difendere i cittadini italiani da un pericolo che è il pericolo del gioco d'azzardo. La Lega c'è, gli altri ancora una volta dormono.